Salve, bentornate e bentornati su GDR per tutti. Oggi vi parleremo di uno dei più grandi tabù dei GDR, fare il master. Sia chiaro, la nostra è un'esagerazione, ma è vero che alcuni giocatori non sono molto orientati verso questo ruolo, che, non lo mettiamo in dubbio, porta con sé non poche complicazioni. Come master, infatti, sarete chiamati a dare vita non ad un singolo personaggio, ma ad un intero mondo che respira e vive, e voi dovrete fare in modo che respiri e viva in maniera coerente e sensata. Inoltre dovrete conoscere bene i fondamenti del regolamento che state adoperando. Se vi siete persi il nostro video in proposito, lo mettiamo nelle schede. E si spera creare di sessione in sessione avventure e situazioni interessanti per il vostro gruppo. Insomma, è un bel casino. Però tutto questo porta con sé anche delle cose positive. Masterando, ad esempio, raramente vi annoierete, perché a differenza dei giocatori avrete il totale controllo su cosa inserire in gioco, dalle trame ai mostri, e potrete sempre trovare nuovi stimoli, nuovi personaggi non giocanti a cui dar voce, eccetera. La vostra prima sessione da master non sarà perfetta, ma non lo saranno neanche quelle che seguiranno. Un mio professore alle medie diceva sempre che l'importante non è non commettere errori, ma commetterne il meno possibile. Ed è in questo senso che dovrete muovervi per migliorare, arrivando a commettere sempre meno errori. Certo, però, ogni tanto qualcuno vi sfuggirà. Comunque, se proseguirete su questa strada, vi accorgerete di quanto vi possa ripagare aver divertito i giocatori, ve lo garantisco. Qualche consiglio per cominciare? Personalmente noi vi diremmo di partire da un gioco che già conoscete e che auspicabilmente vi piace, per facilitarvi nell'apprendimento delle regole. Riguardo l'ambientazione e la storia, fate come vi sentite più sicuri, che sia crearla voi o attingere al lavoro di altri. Un'altra cosa, secondo me, importante da dire è che si impara per prove ed errori, per cui non abbiate paura di fare errori all'inizio e soprattutto cercate di imparare da queste cose. Io, ad esempio, prima di imparare a masterare decentemente ci ho messo non uno, non due, ma 3 anni. Come potete immaginare, non è pochissimo. Andate tranquilli e risolverete ogni problema al tavolo. Detto questo, speriamo che il video, pur nella sua brevità, vi sia piaciuto, e se così fosse vi invitiamo a mettere un mi piace, a condividerlo, e se vi interessasse stare aggiornati sui nostri prossimi progetti, ad iscrivervi al canale. Tra l'altro vi anticipiamo che questo giovedì, se ho programmato bene i video, parleremo di un gioco che potrebbe essere l'ideale per iniziare a masterare, data la semplicità e la versatilità del suo regolamento. Grazie per la visione e alla prossima!